Amici di Cellulare Magazine, ben ritrovati sul nostro canale YouTube e un saluto da Ivan Paparella. Oggi conosciamo il nuovo OnePlus 7T. Ed eccolo allora il nuovo OnePlus 7T, uno smartphone che va a evolvere i concetti, alcuni dei concetti visti sul precedente modello, il OnePlus 7. Le innovazioni sono parecchie, c'è un nuovo display che adesso andiamo ad analizzare anche nei suoi dettagli, c'è anche una nuova tripla fotocamera e anche il cuore è nuovo. Snapdragon 855 Plus che riesce addirittura a migliorare le straordinarie prestazioni del modello precedente, diciamo dell'855. Normale. Ma procediamo con ordine nell'analizzare questo nuovo OnePlus 7T. Vi dicevo che una delle novità è il display, un display con diagonale da 6,55 pollici e aspetto di forma in 20 noni, un display che OnePlus definisce come Fluid AMOLED, perché questo display, oltre a disporre naturalmente della tecnologia AMOLED, ci permette di avere anche una frequenza di aggiornamento delle immagini fino a 90 Hz. Avevamo già visto questa specifica anche sul OnePlus Plus 7 Pro. Il vantaggio è quello di avere delle immagini ancora più fluide, davvero con una gradevolezza notevolissima. Gradevolezza che ritroviamo anche nella resa del colore. Il display è tra le altre cose davvero molto molto personalizzabile in tutti i suoi aspetti, anche per ciò che riguarda l'intensità del colore, il contrasto, davvero si può eseguire una regolazione molto raffinata. Un display che in virtù di questo aspetto di forma di cui vi parlavo, il 29 appare un pochino ovviamente stretto e lungo, ma che va a invadere praticamente la quasi totalità della superficie frontale dello smartphone, con solo questa piccolissima goccia che tra le altre cose è stata molto ridotta rispetto al passato nelle sue dimensioni e delle cornici che sono molto sottili. Tra le altre cose il nuovo pannello consente anche di ridurre del 40% l'emissione di luce blu, quindi quella che ci dà maggiormente fastidio quando utilizziamo lo smartphone al buio, ma ciononostante il display riesce ad avere, questi sono anche dati che ci hanno fornito in OnePlus, un maggiore livello di luminosità fino al 27% in più. Ecco che abbiamo già incontrato una delle grandi novità di questo dispositivo. Andiamo a proseguire anche con ciò che riguarda le altre caratteristiche dello smartphone. Come potete vedere, ho deciso di utilizzare nella parte inferiore, adesso c'è uno sfondo particolarmente chiaro, però ci sono i tasti virtuali per gestire Android 10, su cui gira la Oxygen 10.0.1, quindi l'ultima evoluzione sia dell'interfaccia di OnePlus che anche del sistema operativo di Google. Si possono ovviamente utilizzare anche tutte le gesture, poi magari andiamo a vedere le impostazioni per capire come funzionano. Ho già detto molte altre volte nelle mie recensioni che continuo a preferire ancora per l'utilizzo quotidiano i pulsanti virtuali. Spostiamoci sul profilo, dove a destra troviamo il pulsante di accensione e l'alert slider che ci permette di attivare la modalità vibrazione o scegliere insomma la modalità della suoneria che più preferiamo. Nella parte superiore abbiamo il secondo microfono, in quella inferiore abbiamo l'altoparlante di sistema, una porta USB di Type-C 3.1 e il doppio slot per le due SIM. Purtroppo continua a permanere una delle scelte di OnePlus, una delle poche che non gradisco, che è l'impossibilità di espandere la memoria. Adesso ci ritorniamo anche sulla quantità a disposizione. Qui sulla destra abbiamo il pulsante di accensione e, come avete potuto notare, ahimè, oltre all'espansione di memoria non è presente neanche il jack audio da 3,5 mm. Spostiamoci nella parte posteriore, dove possiamo apprezzare questa colorazione che viene definita da OnePlus Blazer Blue, scusate, mi era scappato il nome, non lo ricordavo più a memoria, con questo oblò che ospita ben tre fotocamere. La fotocamera principale da 48 megapixel con una nuova lente f1.6, quindi particolarmente luminosa. Abbiamo poi una seconda fotocamera con la possibilità di ottenere uno zoom sostanzialmente 2x, arriviamo circa a 52 mm equivalenti. Abbiamo poi una fotocamera ultra grandangolare con angolo di campo di 117
gradi. Poi vediamo naturalmente anche qual è il comportamento della tripla fotocamera sotto al cover. 3800 mAh di batteria, una batteria che garantisce anche delle prestazioni particolarmente interessanti. L'autonomia è certamente molto buona, se arriva a sera senza grosse difficoltà. Tra le altre cose, anche in questi giorni abbiamo provato più di una volta a cercare di mettere sotto forte stress il telefono, e lo sviluppo delle temperature è davvero molto molto ben controllato. Non siamo mai arrivati ad avere un surriscaldamento apprezzabile nella parte posteriore, dove di solito insiste il processore. Andiamo a parlare allora di questo processore. Intanto apriamo anche le impostazioni. Snapdragon 855 Plus, ve lo dicevo prima, che può girare fino a quasi 3 GHz, assistito in questa configurazione da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria integrati. Vi ribadisco, ahimè, che non è possibile espandere lo storage con schede micro SD. Al massimo, naturalmente, anche tutte le varie connettività. Ho attivato anche la modalità scura, anche per migliorare un po' il livello di visibilità durante il video. Entrando nelle informazioni del telefono, possiamo apprezzare, ribadire quello che abbiamo già detto fino a qualche istante fa: Snapdragon 855 Plus, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, configurazione delle fotocamere 48 più 16 più 12 e, come vi dicevo, Fluid AMOLED Display con aggiornamento a 90 Hz. Tutte le altre caratteristiche con la versione Android, che è la 10 e la 10.01 di OxygenOS, di cui vi parlavo poco fa. Andiamo a vedere quali sono anche le principali caratteristiche che troviamo all'interno della cartella delle impostazioni, perché come si può vedere anche dalla grafica, chi utilizza questo smartphone sa benissimo a cosa mi sto riferendo. Di fatto stiamo utilizzando una distribuzione di Android molto vicina a quella stock, su cui vengono inseriti degli opportuni miglioramenti, delle funzioni che certamente vanno a migliorare, e neanche di poco, l'esperienza d'uso. Direi che questa è in sintesi la funzione dell'OxygenOS, direi davvero ben ottimizzata. Andiamo a vedere via via cosa incontriamo di interessante nella cartella delle impostazioni. Qui c'è tutto ciò che riguarda la personalizzazione del display. Ho lasciato un tempo di sospensione molto lungo per evitare che si spegnesse in continuazione. Calibrazione schermo, da qui si può entrare nella modalità video, nella modalità naturale. Se entriamo nella modalità avanzata, abbiamo anche una serie di altre scelte, perché si può addirittura calibrare il punto di bianco, se farlo puntare verso il freddo o verso il caldo, enfatizzare la gamma colori AMOLED, la modalità di spazio RGB. Quindi anche qui abbiamo una serie davvero molto alta di personalizzazioni. Rimanendo nell'ambito del display, possiamo anche continuare a scegliere la frequenza normale a 60 Hz oppure quella a 90 Hz, che consuma un po' di più, però credetemi, il maggior consumo è quasi inapprezzabile. Il display invece dà una sensazione assai più piacevole quando lo utilizziamo. C'è poi la possibilità di utilizzare la modalità notturna, la modalità lettura e anche video enhancer, che massimizza anche le prestazioni in ambito video. Presenza di ambient display, qui dove c'è barra di stato possiamo scegliere, come sempre, di far comparire tutta una serie di informazioni, come la percentuale della batteria, la velocità della rete nella parte superiore. Come potete vedere, ho attivato solo la percentuale della batteria. Per ciò che riguarda il display, mi pare che abbiamo dato un'occhiata più o meno a tutto. Cartella molto importante è questa delle personalizzazioni, perché possiamo scegliere gli sfondi, lo stile dell'orologio, l'animazione dell'impronta digitale. Prima ho saltato più pari, vi chiedo scusa. Il sistema di sblocco, che prevede o la presenza dello sblocco con l'impronta digitale, adesso scusatemi, sono in una posizione un po' infelice, oppure lo sblocco con il volto, che è fulmineo, davvero velocissimo lo sblocco con il volto utilizzando i sensori della parte frontale. Torniamo a dove eravamo nella personalizzazione della parte grafica anche del telefono, dove in questa voce che si chiama tono potete scegliere ad esempio la possibilità di utilizzare
io ho utilizzato la modalità dark, ma potete utilizzare anche quella più classica con sfondo bianco o e con le iconcine di riferimento blu, o quelle invece colorate che sono sostanzialmente quelle di Android 10. Si può utilizzare anche un diverso stile per ciò che riguarda la forma delle icone, ci sono anche degli icon pack. Insomma, il livello di personalizzazione è molto importante, approfondito anche da questo punto di vista. Da qui potete attivare anche, come vi dicevo, la possibilità di lasciare attivi i pulsanti di pulsanti virtuali nella parte inferiore, oppure le gesture. Evitiamo di indugiare oltre perché le conoscete benissimo, vi ribadisco che io ho una netta preferenza ancora per i pulsanti virtuali. Questo invece è il funzionamento del pulsante alert slider sulla destra. Anche questo non è una grandissima novità ed è una caratteristica piacevolissima di OnePlus da sempre. Volevo andare a vedere anche di importante, ecco, qui c'è qualcosa che riguarda il benessere digitale e il controllo genitori. Volevo farvi vedere, questo è quello integrato di Google, però c'è anche una modalità molto carina che si chiama la modalità Zen, che di fatto vi permette di chiedere al telefono per 20, 40, 60 minuti di non rompervi le scatole. La cosa importante, fate attenzione, che per quei 20, 40, 60 minuti il telefono vi vuole garantire il massimo benessere possibile e non avrete più possibilità di interagire con lui. Non riceverete telefonate, non riceverete notifiche, il telefono vi lascerà in pace per un periodo di tempo che voi potrete preimpostare. Lo trovate naturalmente anche questo nelle impostazioni. Voce utilità interessante, ci sono le app parallele per avere la disponibilità di più account, ad esempio, o dei social network o dei servizi di messaggistica istantanea. Molto comodo anche App Locker, che ci permette di bloccare le applicazioni con una password, con il riconoscimento ad esempio di un'impronta digitale, per far sì che se il nostro telefono viene utilizzato da qualche altra persona gli sia inibito l'accesso ad alcune applicazioni. C'è sempre la presenza di OnePlus Laboratory per altre funzioni, e come potete vedere il livello di personalizzazione resta sempre estremamente alto e la disponibilità proprio di settaggi è davvero molto molto importante su questo telefono, che, come vi dicevo, benché possa apparire come un telefono che utilizza una distribuzione stock di Android, in realtà viene innervato, potenziato dalla OxygenOS, che riesce a metterci a disposizione una serie di utilità davvero molto importanti. Andiamo a eseguire alcuni dei nostri test. Intanto vi segnalo anche la presenza della modalità gioco, che è sempre estremamente utile, soprattutto con macchine di questo tipo che dispongono di processori, di hardware così potenti. Davvero non c'è praticamente nessun gioco in grado di mettere in difficoltà questo tipo di configurazione hardware. Andiamo a vedere anche la navigazione internet. Qui ritorniamo sulla home page di Cellulare Magazine. Direi che non ci sono praticamente mai scattosità di nessun tipo, la velocità di caricamento dei dati è pressoché fulminea, davvero non ci sono problematiche di nessun tipo, la navigazione internet è tanto piacevole quanto velocissima. Andiamo a eseguire anche una chiamata di prova, chiamiamo il 190 con Vodafone, naturalmente. Vodafone ti dà il benvenuto. Da oggi il servizio clienti è disponibile anche su WhatsApp. Per proseguire con la voce. Parte telefonica direi ineccepibile, il telefono ha una ottima tenuta del segnale, lo riceve, lo ritrasmette senza nessun tipo di imbarazzo. Direi che anche a livello acustico si è comportato piuttosto bene la fonia, sia quando utilizziamo il telefono in modalità normale, ma anche quando lo utilizziamo in viva voce. C'è un volume piuttosto alto e una qualità piuttosto buona. Direi che migliora ulteriormente quando ascoltiamo musica o guardiamo dei video, ad esempio su YouTube. Davvero c'è un audio estremamente corposo, si sente molto bene. Mi è capitato proprio stamattina sia di eseguire alcune telefonate, ho provato volutamente il vivo voce del telefono, ma anche di ascoltare della musica, di guardare dei video, e anche in macchina con i rumori ambientali si riesce senza problemi a percepire tutto in maniera davvero molto molto corretta.
Scusate, ma oggi ho un fortissimo raffreddore. Vi ho già fatto vedere la modalità gioco, poi di altro vediamo se c'è qualcosa di particolarissimo oltre alle cose che ho aggiunto io precedentemente. C'è sempre la possibilità anche di prendere delle note, anche questa è sempre una gran comodità, ma io direi che possiamo passare a questo punto a guardare la, o meglio le fotocamere. Come vi dicevo, il nuovo OnePlus 7T dispone di ben tre sensori, 48 più 16 più 12 megapixel. Come si può notare, l'interfaccia prevede la possibilità di switchare dalla modalità, chiamiamola 1x, quella che corrisponde circa a 26 mm, possiamo switchare alla 2x che va a 52, poi c'è la modalità ultra wide che naturalmente ha un angolo di campo ben più largo. Possibilità anche di modificare l'aspetto di forma delle foto con il 4 terzi quadrato oppure che comprenda tutto il display. Possibilità di forzare anche il flash, cosa molto carina. C'è una modalità super macro dedicata, va attivata con questo pulsantino nella parte superiore, che ci permette di ottenere delle foto davvero molto belle, ad esempio quando fotografiamo dei fiori. Poi vi faccio vedere anche qualche risultato. Andiamo a vedere la modalità video. Qui ci sono due cose che meritano di essere sottolineate. La prima, la possibilità di girare video in 4K fino a 60 frame al secondo. È una cosa anche in questo caso molto interessante, questa modalità che viene denominata Super Stable, che consente di girare dei video con un livello di stabilizzazione davvero impressionante. Ho provato a girarne qualcuno anche saltellando volutamente, quindi facendo delle cose anche abbastanza, come dire, non proprio ortodosse quando si girano dei video, e la sensazione di stabilizzazione è veramente molto molto importante. C'è una modalità ritratto, c'è una modalità notturna che funziona anche quando si scatta con la fotocamera grandangolare. Allora, facciamo una cosa, eseguiamo uno scatto di questo giocattolino colorato che ci accompagna sempre nelle recensioni. Velocità di messa a fuoco davvero molto molto veloce, e anche la velocità di scatto non ha nessun tipo di problematica. Vediamo anche le foto che abbiamo eseguito in questi giorni di utilizzo. Si può entrare anche in un editor fotografico per modificare la fotografia, ma direi che nella parte centrale davvero c'è una messa a fuoco molto molto precisa. Anche la resa colore mi sembra anche piuttosto fedele, forse c'è il bilanciamento del bianco che non è perfetto, ma oggi ho le luci posizionate in un modo un pochettino diverso, forse non ha aiutato. Direi che invece ci sono dei risultati veramente notevolissimi quando lavoriamo all'aperto. Anche qui c'è un controluce davvero ben gestito, non ci sono luci bruciate, davvero la resa è molto buona. Anche la modalità automatica ha un funzionamento davvero molto molto valido. Questa è una foto che ho scattato ieri o l'altro ieri, non ricordo, era mattina presto, qui vicino da noi c'era ancora così della rugiada appoggiata sui fiori. Guardate che razza di dettaglio che è percepibile in questi fiori, credo che ce ne sia, ecco, questo anche uno rosso che forse fa vedere ancora meglio questo tipo di dettaglio. Io credo che non ci sia molto da aggiungere. Va bene, qui la colazione di qualche giorno fa, qui la foto con le diverse focali, e qui c'è anche l'immancabile maglia. Vediamo anche come si è fatta riprendere in interni. Direi che anche qui è davvero molto buono il dettaglio degli occhi, anche la parte qui dei suoi peli è ben riprodotta. Certamente qui il fuoco è stato centrato qui sulla parte degli occhi, del nasino e della fronte, c'è un po' meno precisione sui lati, come vedete c'è un po' di sfocato sul retro, ma direi che l'immagine è assolutamente molto molto buona. Qui un dettaglio su un orecchino di mia moglie. Qui invece ci sono le foto scattate di sera. Qui invece volevo portare l'attenzione su qualcosa che mi ha lasciato un pochettino perplesso. Allora, intendiamoci, quando si scatta in questa condizione di luce, con una condizione di luce estremamente difficile, non è, scusatemi, gioco di parole, facilissimo ottenere delle foto di qualità. È uno di quegli ambiti in cui si vede per davvero ancora una differenza grossa tra i top di gamma e i medio di gamma, e naturalmente rappresenta un pochino lo spartiacque, perché in realtà ci sono altri parametri da valutare anche nel confronto tra i top di gamma o per i telefoni che aspirano a prestazioni da top di gamma, perché sono quelle condizioni in cui davvero c'è una resa, la resa diventa particolarmente difficile. Allora, concentriamoci su queste foto qui, che sono così, quelle scattate di sera.
Allora, il telefono ha una modalità notturna, ve lo dicevo prima, che può essere utilizzata anche con la fotocamera ultra wide. Ecco, io devo dire e credo di fare un complimento comunque al lavoro di base dei tecnici OnePlus, che secondo me il telefono si comporta meglio nella modalità automatica, nel classico inquadra e scatta, che con la modalità con tempi più lunghi, dove c'è la presenza, secondo me, di un po' di rumore più visibile nel cielo e anche di dettagli meno precisi nelle scritte qui di questo palazzo. Ribadisco che siamo ai dettagli, cioè stiamo parlando di non dico di inezie, però siamo veramente ai dettagli. Però credo che al di là della migliore visibilità del cielo e forse di qualche pianta, però se andiamo ad analizzare soprattutto, oh mannaggia, continuo a girare questa fotografia che purtroppo è sfocata, quindi è bene andare a cercarne un'altra, andiamo a vedere il dettaglio della scritta Federazione. È nettamente più precisa, c'è meno rumore nelle scritte. Considerate che ho cercato di eseguire le foto nella stessa modalità, quindi indicando al telefono un medesimo punto di esposizione che corrisponde alla scritta Federazione, qui nella parte centrale del fotogramma, quindi poi il calcolo dell'esposizione veniva eseguito sempre nello stesso punto. Ecco, come potete vedere, qui c'è certamente una maggiore leggibilità delle piante, del cielo, anche del grattacielo lì sul fondo. Qui ci sono anche due focali differenti di scatto, però come potete vedere, qui l'immagine appare meno compromessa soprattutto nel palazzo, nella scritta. Qui invece appare un pelettino più rumorosa. Sono andato avanti qualche minuto a veramente descrivere qualcosa che è un dettaglio. Il risultato però è che questo OnePlus riesce a scattare delle foto molto piacevoli anche di sera. Forse non siamo ancora ai livelli dei migliori camera phone, ma il livello è certamente molto molto alto. Qui ci sono delle immagini scattate invece all'aperto, al nuovo quartiere City Life, ovviamente con le varie focali. Questo è con il 2x, questa è la focale normale da 26 mm, questa è la grandangolare. La modalità grandangolare ha anche la possibilità di correggere un pochino le deformazioni tipiche di focali che cominciano a diventare davvero, vogliamo dire, estreme, anche se un 16 mm forse non lo è ancora, però è una focale che certamente può creare delle problematiche di distorsione dell'immagine, qui degli altri scatti eseguiti sempre in quella circostanza. Ah, scusatemi. Perdonatemi due volte, primo perché mi stavo dimenticando la fotocamera frontale, secondo perché vi devo costringere per qualche secondo a guardare il mio brutto faccione. Questo è un selfie con la modalità ritratto, che quindi va a sfocare in maniera un po' più evidente lo sfondo. Direi che c'è anche in questo caso una buona resa, forse c'è qualche artefatto qui nella zona del mio testone, che in teoria dovrebbe essere più facile anche da scontornare perché è una linea continua, ma insomma io direi che anche in questo caso il comportamento è piuttosto buono. Ecco, forse c'è qualche imprecisione qui anche sul collo della maglietta. Questa invece sono le stesse foto, soprattutto questa con la modalità normale di scatto. Come potete vedere, la presenza dello sfondo è molto più invadente nel fotogramma. Qui altre prove eseguite. Ecco, questo invece è lo zoom 10x, perché lo zoom, diciamo che lo zoom ibrido, quindi la combinazione del lavoro delle fotocamere, ci permette di arrivare fino allo zoom 10x, che direi va bene, può essere utilizzato quando proprio non possiamo farne a meno. Direi che la resa non è neanche così male, ma in questo caso, rispetto a qualche concorrente che ha questa modalità, direi che l'immagine non è proprio perfetta, però insomma si può utilizzare, dai, al telefono si vede bene, secondo me anche con un livello di stampa non eccessivo si possono ottenere anche delle immagini assolutamente gradevoli. Cosa dire di questo OnePlus 7T? Un telefono estremamente interessante, troverete il prezzo in descrizione. Gli aggiornamenti, ve li dicevo all'inizio, sono degli aggiornamenti importanti, un nuovo display a 90 Hz con delle nuove caratteristiche per ciò che riguarda l'emissione di luce blu, di luminosità davvero molto piacevole, un display molto ampio da 6,55 pollici con l'aspetto di forma in 20 noni, regala davvero una superficie utilizzabile molto molto ampia, buono livello di autonomia, eccellente livello delle prestazioni complessive. La fotocamera sporge un pochino dal profilo, sporge parecchio, certamente è una di quelle soluzioni che lascia un po' divisi gli appassionati, qualcuno apprezza molto questo tipo di impatto estetico molto high tech. Io faccio parte di questo
questa categoria. Certamente quando il telefono viene appoggiato su una superficie piana non sta perfettamente piatto. Vi ricordo tra le altre cose che in confezione, se riesco la faccio vedere, anche trovate anche la sua custodia in silicone. Vi dicevo che c'è appunto questa caratteristica della fotocamera. Molto velocemente vi faccio vedere anche il caricabatterie, che carica in 20 minuti fino al 70% la batteria e in un'ora la carica al 100%. Chiudo una volta tanto, non lo faccio mai, facendovi vedere la scatola, perché è veramente particolare. La classica scatola con il rosso di OnePlus, e ci mettiamo sopra anche il 7T. Ci vediamo ai prossimi video, un saluto da Iman.